E ritroviamo con grande piacere anche il nostro Biagio Mannino. Ciao Biagio. Buongiorno Graziano, buongiorno. Come andiamo? Ma dai, caldamente. Caldamente, caldamente. Lo so, purtroppo è un periodo molto, molto difficile. Vabbè. Siamo solo all'inizio. Un'estate calda climaticamente E non e calda in solo, tutti gli altri e sensi. non Vabbè, solo, dai. infatti. Senti la cosa, c'è una questione Kaliningrad di cui ci vuoi parlare in apertura oggi? E la questione Kaliningrad sta assumendo dei toni particolarmente delicati perché in questo momento già difficile, anzi potremmo dire difficilissimo nel contesto europeo, un'ulteriore emergenza che riguarda le relazioni in questo caso tra la Russia e la Lituania potrebbe portare, c'è chi dice addirittura, allo stesso coinvolgimento della NATO, cosa che la NATO in questo momento forse non gradirebbe eccessivamente proprio per evitare in tutti i modi un'espansione di quella contrapposizione che si sta vedendo in Ucraina, perché un conto è il confronto a parole e poi di fatto arrivare a un reale scontro tra la realtà russa e quella della NATO rappresenterebbe invece un passo ulteriore molto molto grave, dalle conseguenze che già con l'Ucraina imprevedibili sono, sarebbero ulteriormente imprevedibili. Kaliningrad è questa realtà, questa città russa isolata, un'enclave posta di fatto tra la Polonia e la Lituania, una situazione che sostanzialmente è figlia della conclusione dell'Unione Sovietica, quando poi il distacco della Lituania, della Lettonia, dell'Estonia ha poi portato Kaliningrad a trovarsi sostanzialmente isolata dalla Russia. E proprio in quel momento storico si arrivò a un accordo, ovvero la costituzione di un corridoio che permettesse il collegamento di Kaliningrad alla Russia, un corridoio ferroviario che attraversa sostanzialmente la Lituania, quasi 300 chilometri di ferrovia. Ed è un corridoio fondamentale anche, molto importante, perché la realtà di Kaliningrad, il porto di Kaliningrad, rappresenta per la Russia sicuramente un punto di riferimento nell'ambito anche strategico per quanto riguarda quel contesto geopolitico. I problemi sono venuti perché di fatto la Lituania ha adottato quelle sanzioni che l'Unione Europea sta portando nella direzione della Russia, andando a bloccare il passaggio di determinate tipologie di merci tra Kaliningrad e la stessa Russia. Un problema perché se di fatto la sanzione è esercitata da uno Stato nella direzione di un altro, qui di fatto invece si blocca un collegamento dello stesso Stato, perché parliamo della Russia e di Kaliningrad che è di fatto Russia, ma in questa posizione strana collegata appunto da un corridoio figlio poi di accordi internazionali. E da qui il problema diventa decisamente importante perché non solo la strategicità del porto di Kaliningrad per la Russia, ma anche le questioni che potrebbero portare a, come detto prima, a una ulteriore fase di intensificazione delle contrapposizioni in questo momento nel contesto europeo. La Russia inizia a minacciare la Lituania, proprio per questo discorso legato all'importanza che per la Russia rappresenta Kaliningrad, ma soprattutto per la violazione dell'accordo sostanzialmente che permette alla Russia di essere collegata alla stessa Kaliningrad. Il problema si pone nel momento in cui però dovesse esserci un intervento russo nella direzione della Lituania, perché la Lituania fa parte di quei paesi della NATO e la NATO, secondo il trattato, di fatto deve intervenire laddove c'è un pericolo, un attacco nei confronti di uno dei paesi membri. Da qui potrebbe esserci proprio un'espansione del conflitto, ma un'espansione
decisamente importante, perché come detto a quel punto la NATO si troverebbe coinvolta in modo diretto proprio nei confronti della stessa Russia. E come dicevamo prima, se a parole le contrapposizioni si sentono in maniera importante, poi nei fatti la contrapposizione diretta con la Russia non la vuole proprio nessuno. Lo dimostrano anche tanti altri aspetti, perché pochi giorni fa, ancora prima dell'incontro che si è tenuto a Kiev tra Draghi, Macron, Scholz e Zelensky, lo stesso Macron ha espresso una sua valutazione su quella che è la situazione in Ucraina, invitando l'Ucraina e Zelensky in particolare a prendere atto che prima o poi dovrà fare i conti dovrà andare nella direzione della Russia, dovrà dire che nonostante tutto, nonostante la guerra, nonostante la contrapposizione, nonostante la resistenza del paese ucraino nei confronti della Russia, però alla fine dovrà prendere atto che la Russia ha raggiunto i suoi sostanziali obiettivi, tant'è vero che le valutazioni che vengono fatte in questo momento in Ucraina vedono una Russia che ormai ha preso delle posizioni tali che i confini, quei confini precedenti al mese di febbraio 2022, sostanzialmente non torneranno più. La Russia che si sta muovendo nello scacchiere internazionale sicuramente in modo diretto, sta portando avanti il suo programma in Ucraina, e non solo il suo programma in Ucraina, ma si sta posizionando sempre di più in ambito strategico nel contesto globale, così nelle relazioni con la Repubblica Popolare Cinese ed altrettanto per quanto riguarda i suoi posizionamenti in Africa e soprattutto in questo momento anche le relazioni sempre più intense che sta avendo con il Nord Africa, l'Algeria in particolare. E lo ricordiamo, l'Algeria, l'importanza dell'Algeria che ha proprio per l'Italia, perché di fatto l'Algeria rappresenterebbe quella sorta di parziale compensazione al gas russo, ma l'Algeria guarda la Russia in maniera importante al punto tale che si prevede che nella stessa Algeria verranno portate basi militari russe proprio per questo accordo col paese algerino, per andare a proteggere l'Algeria da eventuali problematiche che potrebbero mostrarsi nel futuro. E insomma la Russia si muove in tanti scenari. Contemporaneamente l'Unione Europea si sta mostrando in una situazione difficile, in una situazione di grande difficoltà, perché lo possiamo avvertire anche guardando gli indici di borsa che sono decisamente in una situazione di netto calo, così come altrettanto le discussioni che vengono portate a livello dei singoli paesi europei nelle forniture di armi alla stessa Ucraina lasciano particolarmente perplessi, perché nel momento in cui una guerra si viene ad innescare le forniture di armi diventano determinanti, ma il prolungarsi del tempo di queste discussioni mettono in evidenza che sì, da un lato si vogliono fornire delle armi, dall'altra parte però si cercano delle situazioni che possono rallentare l'effettiva fornitura di queste armi. Perché poi la politica guarda anche a quelle che sono le conseguenze in prospettiva, e sempre di più si sta prendendo atto che la situazione in questo momento sta andando nella direzione più favorevole alla Russia che rispetto a quello che ormai è tornato ad essere definito il mondo occidentale. La politica entra in determinati meccanismi, entra in determinate contraddizioni e va anche a confrontarsi nelle realtà interne, e così vediamo la stessa Italia, dove il ministro degli esteri Di Maio, ormai questa è una notizia ben che affermata in questi giorni, esce da quel movimento 5 Stelle che si trova in una situazione di grandissima confusione, un movimento che deve rientrare nell'immagine, deve rientrare negli obiettivi, deve rientrare in un contesto che lo ha visto protagonista sicuramente in questa legislatura, ma che ne ha anche decretato
sostanzialmente la fine, potremmo dire così, perché questi 5 anni di presenza al governo del Movimento 5 Stelle lo ha visto anche protagonista nella quella che è la legislatura più difficile e più particolare da essere poi anche studiata nei libri di storia del futuro, perché la questione della pandemia e la questione, ritorniamo alla guerra in Ucraina, richiederà tante pagine per poter essere descritta al meglio e soprattutto compresa. E il Movimento 5 Stelle, che si poneva come quell'alternativa a passare via tutto quello che era precedentemente presente nel contesto politico italiano, di fatto ha assunto delle strade molto tradizionali nell'ambito della politica italiana, e da qui il problema che in questo momento sta vedendo, come il calo ovviamente dei consensi nelle elezioni amministrative, che rappresentano sostanzialmente anche un test in prospettiva alle legislative, e l'uscita di Di Maio dal contesto del Movimento 5 Stelle rappresenta quello che potrebbe poi essere considerato anche l'epilogo di questa esperienza. Insomma, le vicende in Ucraina, con le loro estensioni nei vari contesti, stanno coinvolgendo gli interi aspetti del contesto europeo, mettendo in evidenza tutte le debolezze, e Kaliningrad in questo momento, questa realtà, questa città che appare e scompare, perché Kaliningrad storicamente è sempre stata al centro di un contendere tra diverse nazioni, ha cambiato più volte addirittura la sua appartenenza, ora una nazione, ora un'altra, sempre contesa, potrebbe tornare ad essere il punto, l'elemento che potrebbe poi di fatto andare a ulteriormente aggravare la già grave situazione nel contesto europeo. Senti, un altro fronte che si è aperto in queste ultime settimane, quello francese, con Macron che in qualche maniera è capitolato e adesso si aprono nuovi scenari anche in Francia. Sì, perché le elezioni in Francia, le elezioni legislative, hanno il secondo turno, ha poi portato a quello che si prevedeva, ovvero la perdita della maggioranza nel contesto parlamentare francese per le coalizioni che appoggiano sostanzialmente Macron. Il sistema elettorale francese, ma anche il sistema costituzionale francese, assomiglia per certi versi a quello italiano, ma con delle profonde situazioni che attribuiscono dei poteri maggiori alle figure protagoniste nel contesto. Perché il presidente francese, ovvero Macron, la figura del presidente è eletta direttamente dai cittadini, e contemporaneamente il presidente ha dei poteri sicuramente molto più importanti del presidente della Repubblica in Italia, tra i quali quello di indicare il primo ministro, così come il presidente del Consiglio viene indicato in Italia dal presidente della Repubblica. Ma il discorso è che, nonostante il presidente della Repubblica sia indicato direttamente dal voto dei cittadini francesi, il primo ministro, indicato appunto dal presidente della Repubblica, deve avere la fiducia del Parlamento. E in questo caso il Parlamento è andato nella direzione opposta a Macron, quindi di fatto è probabile che il futuro primo ministro possa essere addirittura un ministro di appartenenza alla parte opposta a quella di Macron, o comunque in ogni caso con delle problematiche inerenti proprio al contesto della fiducia e a tutte le diverse situazioni ovviamente che caratterizzano il Parlamento, che indeboliscono fortemente la figura di Macron. Tutto questo va a legarsi un po' anche a quello che abbiamo appena detto sulla confusione in Europa, sulle situazioni politiche interne, l'esperienza del Movimento 5 Stelle, una tra tutti, potremmo parlare dell'Italia anche delle altre realtà politiche, lo faremo magari un giorno, ma l'esperienza francese mostra poi alla fine
come ci sia un allontanamento dalla politica che ha affrontato questo periodo, il periodo 2020-2022, la pandemia e la guerra in Ucraina, le decisioni come sono state portate, le direzioni anche nell'ambito comunicativo. Ci sono due sostanzialmente elementi da prendere in considerazione. Uno rappresentato appunto dall'abbandono dell'elettorato nei confronti di Macron e della coalizione che lo appoggia, Ensemble, e anche qua un nome che vuole unire tutte quelle forze che lascia molto perplessi, cioè, come dire, sono delle ricerche comunicative per cercare di indirizzare gli elettori, ma che poi alla fine non hanno portato assolutamente a niente. E invece le due forze che si affermano in modo netto e deciso sono rappresentate da una coalizione NUPE e di centro-sinistra molto importante che fa capo a Mélenchon, che già nella competizione elettorale presidenziale si era mostrato in modo importante, e contemporaneamente all'affermazione delle forze di sinistra la Le Pen ottiene il maggior numero di parlamentari che mai abbia ottenuto in precedenza, con Rassemblement National che si colloca come terza forza nel contesto parlamentare. Ma se da un lato i francesi hanno lasciato Macron in una direzione di grande debolezza, dall'altra parte l'astensionismo è stato l'elemento più preoccupante, se vogliamo, per la stessa politica, perché l'astenersi in maniera così importante dall'andare al voto rappresenta non tanto un disinteresse quanto una non accettazione della politica in quanto tale. Insomma, la delusione, le valutazioni, la critica, il dissenso si sono manifestate in modo particolare nel corso di queste elezioni proprio astenendosi dal voto. Insomma, una situazione estremamente particolare che mette anche in evidenza degli elementi contraddittori tra i vari leader della politica, che forse non sono più l'immagine effettiva della volontà degli stessi elettori. Draghi porta la voce di motivare tutte queste decisioni nella direzione dell'Ucraina in nome della democrazia. E verrebbe da chiedersi, di fronte a queste affermazioni, come anche portate tra l'altro da Letta, verrebbe da chiedersi in queste affermazioni quale poi possa essere l'effettiva definizione di democrazia in questo momento, dopo tutto quello che la stessa Italia ha vissuto nel corso del 2021 e nei mesi iniziali del 2022. Insomma, come dicevamo precedentemente, la situazione di confusione che stiamo vivendo in Europa alla fine sta portando gli elettori ad allontanarsi sempre di più dalla politica, ma non, lo ripetiamo, in nome di un disinteresse, ma nel nome di una mancata identificazione. Non ci si identifica più in queste forze che hanno gestito il biennio 2020-2022. Bene, da qui magari ripartiremo domani per continuare questa analisi. Io ti ringrazio, Biagio, come al solito. Grazie, buon proseguimento di giornata. A domani mattina. Grazie, ciao Graziano, ciao.